Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi siamo tornati a pescare sulla lama nel punto di ieri con la canna fissa e l'ombrico. Vediamo se riusciamo a prendere qualche bella carpa. Ci facciamo tutto il fiume? Tio Bo, guarda qua. Ah, mi sta portando in giro. No, ma gli altri di solito non arrivavano fin qua. La carpa. Sono aggressivi. Aspetta che devo stancarla. Mi sta facendo fare un bel viaggio. Combatte. Che buono. Guarda qua. Chi senza attenzione arco. Ah, lo so. È anche grandina, No, non deve andare lì sotto. Dai. Beh, anche se va da questo lato mi va bene a me. Tio Bo. Non ne vuole sapere. Prima o poi si stanca. Almeno a vederla. Cos'è? Sul fondo? Sì, è sul fondo. Non vuole salire. Aspetta che... Guarda. Te l'hai vista? No. E continua a tirare. Ma sento che è grossa, che pesa. Anche perché gli altri li riesco di solito a tirare su così. Questa non riesco. Che non voglio forzare, perché se forzo questo mi spacca tutto. Già è al limite sta canna. Prima o poi si stancherà. Non ne vuole sapere di stancarsi. Guarda qua. Bestiale. Sta uscendo, eh? Ok. Combatte. No, non sotto. È instancabile. Ma sembra neanche tanto troppo grande. No. Un chilo e mezzo, due. Si va sotto un casino. No, madonna. Non si stanca. È incredibile. Dai. No, fidati che è grossa questa. Guarda lì, quella era la coda. Ma quella era un'altra che si sono scontrati. Ah, va. Instancabile. Io boh. Così rischi di rompere. No, tranquillo, sento quando rischio di rompere. Così sta pian piano cedendo. Ok. Quasi stanca, sembra stanca. Dai. Ma non si vede, perché... Cazzo, hai visto? Sì, è qual... Ha una roba rossa in faccia. Dio boh. Combattimento fino all'ultimo sangue. Carpone. Non vuoi sa che squadra in faccia in faccia. Quasi. Dai.
È rossissima. Secondo me zio l'ha preso per la coda. No, non penso. Aspetta. Ci siamo quasi, Adesso devi vedere cos'è quel coso rosso. Ma non si arrende, non si arrende. Ma quando sono così, è grande, l'hai preso per la coda. Mi sa che l'hai presa per la coda. L'ho presa per la coda? Sì, perché esce solo la coda. Tio boh. Sì, l'ho presa per la coda. L'ho presa per la coda. Che cecchino. Ah, prima devi sudare il doppio. Prima o poi si stanca, eh. Già adesso si ribella di meno. Io vorrei vederla. Per bene. Oh minchia, guarda che grande. È grande, sì, guarda quanto regge. No, ho visto la coda, è grande. Sì, l'ho presa per la coda. Si vede che stava mangiando e si è girata e l'ho beccata su nella coda. Ci siamo. Aspetta. Ah, lo so. No, qua non si vede. Aspetta che si stanchi ancora un po'. No. Aspetta. Aspetta che sta ripartendo. Ah, intanto pulisci il rettino, tanto questa non si muove da qua. Ma proprio per la pinna. Per la pinna? Bestiale. E che non si vede neanche da dove. Che sta cercando di tirar giù da... Preso. Ah, c'è più la merda dentro che la carpa. Dio boh. Guardate che carpa che abbiamo preso. Quanto sarà almeno, Coti? Boh, un chilo e mezzo. Chilo e mezzo, davvero, davvero bella. Adesso la rilasciamo, vai, appoggiala. Appoggiala in acqua. E ne abbiamo preso un altro. Un pesce gatto. Seconda cattura del pomeriggio con l'ombrico, un pesce gatto americano piccolissimo. E ne abbiamo preso un altro. Carassio. Minuscolo. Vabbè, ma alza la mano. Un altro bel carassietto piccolino. Molto bello. E ne abbiamo preso un altro. Ah, carassietto. Voilà, passami la rete. È dietro di te. Sto fumando davvero, non sono in serata. Mi fa tutta la testa contro il ferro. Catturato. E anche per oggi il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare like e commentare e soprattutto di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Funky Pesca. Ciao a tutti!